Ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto meteo Giovanni De Palma. Giovanni, allora com'è la situazione e cosa dobbiamo attenderci? Buongiorno Luca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sta transitando in queste ore l'impulso di aria fredda che ha determinato un peggioramento anche sulla nostra regione con dei rovesci, dei temporali anche piuttosto intensi, soprattutto sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, mentre lungo le coste si segnalano rovesci intensi accompagnati da raffiche di vento. Ma andiamo a vedere le immagini dal satellite per notare l'arrivo di questa perturbazione, di questo impulso di aria fredda che in queste ore sta dando luogo allo sviluppo pronto di temporali. Ci sono stati temporali intensi nel Chietino, oltre che sulle vicine Marche, in spostamento verso le regioni meridionali, attesi nuovi temporali perché nuovi focolai temporaleschi tenderanno a svilupparsi nelle prossime ore, soprattutto sulle vicine Marche e sull'Umbria, ma poi si estenderanno gradualmente verso la nostra regione, interessando soprattutto il settore centro-orientale, quindi non solo le zone montuose, ma anche e soprattutto le zone pedemontane, collinari, ma anche il settore costiero, dove non si escludono fenomeni di forte intensità accompagnati da raffiche di vento. Non è nemmeno da escludere la possibilità di grandinate, ma insomma c'è tanto allarmismo e bisogna anche specificare che è impossibile prevedere la grandine con largo anticipo. Dobbiamo però dire che c'è la possibilità comunque di fenomeni localmente intensi accompagnati da grandinate, ma più probabili sulle zone pedemontane ed altocollinari che si affacciano sul versante adriatico. Andiamo a vedere anche l'ultima immagine del radar della Protezione Civile che ci mostra le precipitazioni in atto, i nuclei dove sta realmente piovendo, dove ci sono fenomeni grandinigeni. Ecco, un temporale intenso ha interessato in questo momento le zone interne del Chietino e si sta spostando verso il vicino Molise, ma come possiamo vedere da questa immagine, nuovi nuclei temporaleschi si formano e tenderanno a formarsi nelle prossime ore sull'Umbria e sulle vicine Marche per poi scivolare verso il settore orientale lungo la fascia costiera della nostra regione. Quindi occhio alle prossime ore, in quanto attraverseremo la fase più intensa di questo peggioramento che potrebbe favorire localmente temporali intensi accompagnati da raffiche di vento, precipitazioni piuttosto intense e non si esclude la possibilità di occasionali grandinate, ma nulla a che vedere con quanto accaduto nei giorni scorsi, anche se comunque la grandine potrebbe manifestarsi nuovamente sulla nostra regione. Per questo aggiornamento è tutto, a te la linea. Sì, Giovanni, volevo chiederti un'ultima Sì. cosa perché ci giungono segnalazioni di una importante grandinata su San Benedetto del Tronto e allora la gente ci chiede, ma potrebbe perdere energia quel fenomeno oppure lo dobbiamo attendere nelle prossime ore? Cerchiamo anche di rassicurare la gente Sì. perché ci parlano anche di tensioni per parcheggi a riparo a Pescara. Giovanni. No, sinceramente c'è troppo allarmismo relativo a questo peggioramento. In realtà l'allerta cioè, un'allerta decisa e più consistente doveva essere effettuata, data, lanciata soprattutto nel precedente peggioramento, laddove c'era tanta energia in gioco e quindi potevano svilupparsi, come purtroppo è accaduto, intensi temporali. Questo è un peggioramento abbastanza intenso, ma non paragonabile a quello che abbiamo avuto, Perfetto. insomma, il 10 luglio.